Allora, buongiorno, anzi buonasera a tutti e scusate gli inconvenienti tecnologici. Non mi vedete, non perdete niente, però volevo dirvi due parole, innanzitutto di saluto per la riunione di stasera, ma anche a conclusione di un ciclo di lezioni di conferenze che mi sembra sia molto interessante, sia ben riuscito, dire che questo filone di ricerca che abbiamo appena iniziato dovrebbe andare avanti e produrre alla fine risultati scientifici di grande interesse. È una ricerca di rete, quindi è una ricerca che coinvolge tutti gli istituti, è una ricerca che credo sia di grande attualità rispetto alla memoria del fascismo, una memoria debole, una memoria che tende a totalizzare il fascismo, ma che comunque è ben presente invece come memoria fascista in molti luoghi, alcuni espliciti ovviamente, altri sono più nascosti perché sono riferiti a personaggi che hanno avuto un ruolo importante durante il fascismo, o per esempio nelle guerre fasciste, ma che non sono immediatamente riferibili dal grande pubblico al fascismo stesso. Quindi mi pare una ricerca importante che credo avrà, che siamo solo all'inizio, che credo avrà degli esiti scientificamente validi, e non vi tolgo altro tempo. Mi compiaccio con tutti quanti coloro che ci hanno lavorato e ci lavorano. Lasciatemi però citare in particolare Giulia Albanese, che è colei che ha avuto Ora ti vediamo, Paolo. Ora sei video. che ha avuto l'idea originale di questa cosa, e con Filippo, il nostro direttore scientifico, che la sta portando avanti. Quindi, ora che ci sono, finalmente vi posso vedere io a voi e ascoltare con grande interesse. Grazie Paolo, anch'io saluto tutti i presenti, i numerosi presenti, e direi di avviare subito i nostri lavori. Il primo relatore di stasera, che apre per così dire le danze, è Andrea Martini. Andrea Martini ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in studi internazionali presso l'Università L'Orientale di Napoli ed è attualmente assegnista di ricerca presso l'Università di Padova. Ricordo il suo libro importante, intitolato Dopo Mussolini, Processo ai fascisti e ai collaborazionisti 1944-1953, che è stato pubblicato lo scorso anno da Vienna. E oggi Andrea Martini fa un intervento sul tema i cimiteri e la memoria celebrativa del fascismo. Prego, Andrea. Grazie Filippo, buonasera a tutti. Anch'io ringrazio naturalmente l'Istituto Nazionale Pari per l'invito. Il tempo è poco, quindi cercherò, faccio anche partire il cronometro per stare nei tempi, cercherò in breve di presentare questa ricerca appunto ancora in corso, quali sono gli obiettivi che mi sono prefissato e allo stesso tempo di mostrarvi anche i primi risultati di questa ricerca su un luogo della memoria fascista un po' particolare, vale a dire i luoghi di sepoltura fascista. Vi mostrerò anche delle immagini tra poco. Diciamo così che l'obiettivo di questa ricerca non è tanto quella di tracciare tutti i luoghi di sepoltura dei fascisti,
bensì quei luoghi che sono oggi o sono stati in passato resi attivi, diciamo così, dal fascismo, cioè quei luoghi che il fascismo ha dotato di senso, ha connotato. E perché studiare questi luoghi di sepoltura? Perché sostanzialmente ci pare importante per una ragione principalmente, in quanto questi luoghi di sepoltura fascista rappresentano uno degli assi portanti di quella versione che possiamo definire alterata e alternativa della storia, cioè elaborata dai fascisti sin dall'immediato secondo dopoguerra. Una versione che si caratterizza per l'appunto, si identifica e si diciamo insiste su un asse, su un punto in particolare, il mito della epurazione selvaggia. Nella versione fascista sostanzialmente migliaia e migliaia di morti perirono nelle ore immediatamente successive alla liberazione per mano dei partigiani in prima battuta e successivamente per mano della magistratura in occasione dei processi. I fascisti insistono tantissimo su questo tema e cercano di saldare la propria versione della storia e di trovare, diciamo, un dialogo anche con l'Italia moderata. Vi faccio solo un riferimento a tal proposito. Pensiamo che Giorgio Pisanò, che è uno dei rappresentanti fascisti che più di altri sostanzialmente si fa portavoce di questo mito dell'epurazione selvaggia, comincia le sue ricerche con una collaborazione con il mensile Oggi, edito da, scusate, con Gente, e quindi è Rusconi stesso che affida a Pisanò un'inchiesta negli anni 60, inizio anni 60, proprio sull'epurazione selvaggia. È questo, diciamo, sostanzialmente il punto che permette ai fascisti di saldarsi, diciamo, con la memoria nostalgica del fascismo portata avanti dall'Italia moderata. Ovviamente questo tipo di ricerca consente quindi di approfondire, almeno questo è l'auspicio, diciamo così, consente di esaminare quella serie di soggetti, di attori, che svolgono un ruolo importante nella attivazione di questi luoghi della memoria. Il movimento sociale italiano, ad esempio, ma anche tutta una serie di associazioni e di privati cittadini che si impegnano in prima persona nella attivazione di questi luoghi. E perché insistere su questi privati cittadini, su questa rete di associazioni? Perché, e su questo gli storici concordano abbastanza, perlomeno, l'Italia repubblicana è un'Italia piuttosto, diciamo, latitante nella costruzione di una memoria pubblica. E questo vale anche da parte antifascista, ovviamente, e di conseguenza nel vuoto, nell'incapacità, nelle debolezze dell'Italia nel costruire una memoria antifascista, nel dedicare dei monumenti ai caduti e così via, in questo vuoto si inseriscono appunto privati cittadini e una fitta rete associazionistica, sia da parte antifascista, ripeto, che da parte fascista, che cerca di elaborare e di attivarsi per la costruzione di questi luoghi. E in questo vuoto opera anche la Chiesa. In questa ricerca, appunto, che è nella sua fase iniziale, ho constatato il ruolo fondamentale anche della Chiesa e di singoli, diciamo, sacerdoti nel legittimare questi, diciamo, luoghi di sepoltura fascista, che sono luoghi tutti particolari, perché sono luoghi, diciamo, spenti, sono non luoghi per buona parte dell'anno, che si riattivano in determinate occasioni. Il 2 novembre, l'anniversario della morte di Mussolini, ad esempio, e così via. E in questi momenti i sacerdoti sono chiamati in causa per dare legittimità all'evento, di fatto intervenendo in una, diciamo, condizione di debolezza da parte delle stesse autorità italiane. E quindi questa ricerca è una ricerca che inevitabilmente si confronta anche con la democrazia italiana e con le strategie messe in campo dalla democrazia italiana sin dall'immediato secondo dopoguerra per fare i conti con questa
memoria fascista, che è una memoria sin da subito forte, attiva, che si impegna appunto a rappresentare un'alternativa alla memoria antifascista che era in corso di costruzione. Quello che nei minuti che mi rimangono a disposizione voglio mostrarvi sono sostanzialmente i primi esempi, i primi diciamo sforzi profusi dal fronte neofascista nella realizzazione di questi luoghi. In qualche modo ho cercato di pensare a una cronologia, quando è che i fascisti hanno la forza per attivare i primi luoghi della memoria, i primi luoghi di sepoltura e quindi luoghi della memoria fascista. Grosso modo possiamo dire che i primi luoghi vengono edificati, realizzati o modificati tra il 1953-54 e il 1955. Nel dicembre del 1954, ad esempio, il sindaco di Firenze, Giorgio Lapira, chiede conto all'ufficio igiene del comune di un processo che stava avvenendo. Ringrazio e colgo l'occasione per ringraziare Luca Brogioni, l'archivista andato in pensione dell'archivio comunale di Firenze, che mi ha messo a disposizione questi documenti in un momento piuttosto difficile per la ricerca. Dicevo, Lapira chiede conto di un processo molto delicato, vale a dire la traslazione dei fascisti dal giardino dei Semplici, vale a dire dal giardino dell'Orto Botanico di Firenze, al cimitero di Trespiano. Questo è il giardino dei Semplici. Nel giardino dei Semplici si trovavano nell'immediato dopoguerra tanto i partigiani quanto i fascisti caduti nelle settimane decisive della cosiddetta battaglia di Firenze. Siamo nell'agosto del 44. Nel 54 il comune di Firenze si impegna a traslare le salme dei partigiani, ma un processo analogo, in realtà diciamo accettato e legittimato dal Consiglio Comunale, avviene anche per quanto concerne il fronte fascista. In effetti l'ufficio igiene, qualche settimana dopo, nel gennaio del 55, risponde al sindaco Lapira confermando che effettivamente un processo di traslazione di 51 salme fasciste era in atto e queste salme erano destinate al cimitero di Trespiano, dove il comune avrebbe concesso gratuitamente un lotto per la realizzazione, diciamo, per dare ospitalità a queste salme. Sempre in questo carteggio notiamo come notiamo il ruolo di un'associazione, l'associazione dei familiari dei caduti e dispersi della Repubblica Sociale Italiana. Un'associazione sorta nel 1950 che, nello specifico, a Firenze si fa portavoce, si fa promotore, portavoce, ma anche proprio finanziatore, per meglio dire, di un monumento dedicato ai caduti della Repubblica Sociale Italiana. Questo è il progetto. Di questo delicato processo, uso non a caso il termine delicato, perché è lo stesso sindaco Lapira che ritiene la questione molto delicata e che di conseguenza deve passare, diciamo, inosservata. Si fa ovviamente portavoce in Consiglio Comunale un esponente del Movimento Sociale Italiano, Emilio Benfatti, quindi qui abbiamo la saldatura tra l'MSI e un'associazione apparentemente apartitica, l'Associazione Caduti Dispersi RSI, ma di fatto diciamo legata alla Repubblica Sociale Italiana e anche dal 1953 alla Federazione Nazionale Combattenti Repubblicani di Graziani. E è interessante notare che il realizzatore di questo progetto è l'ingegnere Giorgio Perrone Compagni, ingegnere di simpatie fasciste, ma soprattutto figlio di Dino Perrone Compagni, uno dei fondatori del Fascio di Firenze, squadrista, prefetto a Reggio Emilia, senatore, sostenitore della Repubblica Sociale Italiana. In breve si nota quindi una rete ancora solida, nonostante il collasso del fascismo, e una rete che si adopera alla realizzazione per l'appunto di questo monumento, che negli anni a venire in effetti diventa il luogo prediletto dai fascisti per rendere onore ai caduti. Il caso di Firenze non è un caso eccezionale, peculiare, perché ne ho potuti constatare altri e non ho il tempo di dirvi le fonti, diciamo, che ho consultato, ma sostanzialmente mi preme rimarcare il fatto appunto che
in questo stesso torno di tempo si attivano altri luoghi. Uno è il cimitero di Staglieno. Questa è un'immagine ricavata dal mensile Crociata Italica, un mensile sorto nel 1950, che è per l'appunto è il mensile portavoce dell'Associazione Caduti della RSI. Il monumento dedicato ai caduti della Repubblica Sociale Italiana viene inaugurato il 24 gennaio 1954 e, almeno questa è la versione della rivista Crociata Italica, il monumento sembrerebbe essere stato realizzato a spesa dell'amministrazione comunale. Dicevo prima che l'obiettivo della ricerca è quello di mappare i luoghi della sepoltura fascista attivi oggi e attivi in passato. Alcuni luoghi si accendono in determinati decenni, alcuni si riattivano. Questo è un luogo in parte ancora oggi attivo, come si evince da questa foto, diciamo piuttosto recente. Attenzione, perché non si interviene solo in questo torno di tempo con la realizzazione di nuovi monumenti, ma anche con la ridefinizione e connotazione, sostanzialmente, di monumenti pregressi. Faccio due brevi riferimenti. Uno vabbè, quello del Santuario della Madonna delle Lasse, me lo tengo per dopo eventualmente. Due brevi riferimenti per spiegare meglio cosa intendo per ridefinizione dei luoghi della memoria. C'è un piccolo esempio in provincia di Como, a Porlezza. Il viale della rimembranza di matrice fascista vede nel 54 l'aggiunta di tre nuovi alberi che ricordano i caduti della guerra appena conclusa. Due di questi rappresentano i caduti della Repubblica Sociale Italiana. Non è un luogo, diciamo, che i fascisti quindi sottovalutano, anzi, si recheranno a rendere onore ai propri caduti negli anni a venire presso questo viale della rimembranza. A Napoli, e questa è la foto, c'è il mausoleo Schillizzi, che viene riconnotato. È un mausoleo che si trova a Posillipo, appunto nel Napoletano, dedicato ai caduti. È una storia complessa, viene realizzata in epoca prefascista, ma sostanzialmente lo Stato in età liberale prima e poi in epoca fascista lo connota come luogo dedicato ai caduti della Prima Guerra Mondiale e poi alla fine della Seconda Guerra Mondiale, ai caduti anche della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1955 il mausoleo finisce per ospitare due caduti della decima massa. E ovviamente questo processo provoca appunto una ridefinizione dei luoghi, come ha ben detto Guri Schwarz in alcuni suoi lavori, uno su tutti, un articolo apparso per Ricerche Storiche nel 2003, ha sottolineato per l'appunto come questo tipo di processo permetta di promuovere una lettura critica della guerra e delle guerre in generale, quindi favorendo un processo di pacificazione. Ripeto, non sono luoghi casuali, sono luoghi in cui negli anni successivi, quindi sto parlando del 56, 57, 58 e così via, puntualmente verranno visitati e frequentati dai fascisti, saranno oggetto di pellegrinaggio da parte dei fascisti in determinate occorrenze, nel tentativo di riappropriarsi o appropriarsi di questi luoghi. Ho ancora un minuto a disposizione, quindi arrivo alla conclusione, dicendo che con questo breve intervento volevo in qualche modo mostrarvi l'inizio di questa storia. Un inizio che possiamo collocare appunto tra il 53 e il 55. Il 55 è anche l'anno in cui il Consiglio Comunale acconsente affinché sia il campo 10 del cimitero Musocco di Milano ad ospitare i vari fascisti, e non è scontato perché Pavolini, ad esempio, si trova al campo 3, mentre i fascisti chiedono che vengano portati tutti e ricondotti in un unico campo per renderlo il campo fascista. Quindi è qui che comincia, diciamo, a strutturarsi questo tipo di memoria fascista. E come vedete, in questa relazione ho evitato di parlare del ritorno in campo del corpo di Mussolini, che ritorna nel 57, perché dalle analisi che sto compiendo, sostanzialmente mi pare che il corpo di Mussolini sia un'aggiunta venuta dopo. Anche perché, se è vero che il corpo di Mussolini arriva nel 57, è anche vero che sin dal 54 sono attestati pellegrinaggi nei dintorni di Predappio, in una località abbastanza vicina, una trentina di chilometri,
ve la dire, a un eremo dedicato a Sant'Antonio da Padova, dove si dice che il corpo di Mussolini è sepolto. Quindi quel territorio è già oggetto di pellegrinaggio fascista prima ancora che il corpo di Mussolini torni. I fascisti, e qui mi taccio, operano nel pieno sostanzialmente della legalità, in virtù del fatto che era stata approvata già nel gennaio del 51 una legge che affidava una commissione particolare, un commissariato, scusate, particolare, l'Onor Caduti, l'impegno di curare e operare tutta la manutenzione possibile e necessaria a tutte le salme dei caduti in guerra, compresi quelli della sedicente Repubblica Sociale Italiana. E vi ringrazio per l'attenzione. Scusate se ho sono prolungato un po' rispetto ai tempi che mi avevate dato, perdonatemi. Oh, grazie Andrea, hai rispettato i tempi, 30 secondi non sono nulla in più, e comunque per le cose di estremo interesse che ci hai regalato, devo dire, appunto, ti potevi prendere tutto il tuo tempo, perché davvero mi sembra che hai già cioè già manifestato dei risultati, ancorché allo stadio iniziale, ma molto molto interessanti. E anche il legame che stabilisce fra i luoghi della sepoltura fascista e il mito dell'epurazione selvaggia, uno dei miti fondativi della memoria neofascista, del proprio grande interesse, così come la relazione tra questo mito e la memoria indulgente dell'Italia moderata, indulgente rispetto al fascismo, così come il ruolo della Chiesa. Una questione che mi era venuta in mente mentre parlavi, che è una questione più generale che riguarda forse tutti, quando parli appunto del mito dell'epurazione selvaggia, è il carattere monolitico della, o meno, della memoria neofascista. Mi ricordo un intervento molti anni fa in televisione, cioè anche in una trasmissione con Giuliano Ferrara, di Giovanni De Luna, che ha messo in rilievo come, a fronte di una memoria antifascista segnata da molte divisioni, molte differenze, molto articolata, dall'altro lato abbiamo una memoria neofascista che appare particolarmente compatta, monolitica nel suo antagonismo con la memoria antifascista. Non so se è davvero così. Ecco, questa è una domanda che lancio un po' a tutti: se davvero la memoria che stiamo studiando, la memoria del neofascismo con i suoi tratti, il suo retaggio nell'Italia repubblicana, è così priva di nuance, per così dire. Però insomma, una questione più generale la esprimo, perché mi sembra il senso anche di un seminario, insomma, confrontarci con queste questioni. E adesso passiamo al secondo relatore, che è Giuseppe Bettoni. Giuseppe Bettoni è uno specialista di geografia politica, geopolitica, organizzazione del territorio, analisi spaziale e territoriale, è un collega dell'Università di Roma Tor Vergata. Al suo attivo molti volumi, geopolitica e comunicazione, ma cito l'ultimo, geografia, geopolitica e geostrategia dello sport, del 2020. Oggi Giuseppe Bettoni ci presenta un intervento sul tema il paesaggio come rappresentazione politica. Prego. Buonasera a tutti voi e grazie. Io voglio ringraziare l'Istituto Parri, perché è un piacere essere qui tra voi e intervenire su questo argomento. Voglio andare subito al sodo, perché voglio restare nei miei 15 minuti. Questo mio intervento nasce da una discussione avuta con una collega, con la professoressa Lucia Ceci, proprio intorno al tema del paesaggio come strumento politico. La professoressa Ceci mi ha spinto ad andare ancora più a fondo, perché la mia ricerca già da tempo si concentrava sull'uso del paesaggio come strumento politico. Noi siamo abituati a vedere il paesaggio come un elemento naturale, un importante pezzo di territorio che noi osserviamo e che quindi è tale. Ora è sempre più collegato alla costruzione dell'uomo, quindi più antropizzato, e ne vediamo le tracce. In realtà negli ultimi decenni ormai il paesaggio è percepito assolutamente come uno strumento di comunicazione.
noi costruiamo un paesaggio per poterlo poi trasferire. E c'era un lavoro di Giulia Danai Thomas, una collega di Chicago, che ha fatto sul Giappone, come il Giappone abbia costruito la sua memoria. Rispetto all'intervento di prima, lasciatemi dire che persino il nostro subconscio costruisce ricordi che crediamo essere ricordi. La memoria è qualcosa di costruito sempre, quindi è un prodotto che noi realizziamo e trasmettiamo volontariamente. I giapponesi nel secondo dopoguerra hanno fatto delle mostre in cui all'inizio tutta la parte traumatica della loro guerra era letteralmente scomparsa. Poi i movimenti di destra della politica giapponese negli anni 50 hanno cominciato a costruire un immaginario che fosse più legato a una sorta di atemporalità, non costruire una storia ma costruire una memoria collettiva che proponesse un certo tipo di Giappone, che li tenesse lontani da coreani, cinesi, americani. Questo lavoro, che poi si è visto in una mostra molto dibattuta, criticata anche nel cinquantenario della sconfitta del Giappone, ha dato vita a una esposizione anche paesaggistica, dove tutta una serie di elementi dei giapponesi degli anni 40, durante la guerra soprattutto, erano assenti. Praticamente la guerra per i giapponesi era diventata un movimento più che altro di ricostruzione civile, dove le donne erano più presenti che gli uomini, ed era una costruzione che ha fatto molto riflettere. Da qui ho cominciato un po', se volete, ad interrogarmi sempre di più, e ho visto quanto il paesaggio possa essere strumento di comunicazione. Noi veicoliamo un paesaggio, lo epuriamo da quelle tracce che non ci interessano o che possono comunicare un'identità, un riferimento culturale che non è quello che noi vogliamo. Costruiamo un'identità perché vogliamo escludere qualcuno. Nella costruzione identitaria il paesaggio è davanti a noi e quindi automaticamente è un elemento fondamentale. Voglio fare un esempio di costruzione di un messaggio politico attraverso il paesaggio, se mi permettete, e vi faccio osservare la prima locandina, il primo manifesto elettorale di François Mitterrand nel 65. All'epoca fu sconfitto, ma dovette vedersela niente poco di meno che con Charles de Gaulle. Guardate il manifesto di Mitterrand. Era la Francia della ricostruzione, un paese agricolo per certi versi, ma che si costruiva. Quindi il pilone elettrico, la costruzione delle industrie dietro, che fumavano, che quindi già lavoravano, quella era la Francia del futuro. Mitterrand, cioè, si faceva praticamente un presidente giovane per una Francia moderna, contrapposizione di quello che è rispetto a quello che sta avvenendo. Questo paesaggio non è assolutamente casuale, e quello che ce lo conferma in questo caso è la locandina del 1981, quando poi Mitterrand vincerà. Osservate questo manifesto. Questo manifesto mostra quello che i francesi credono sia il messaggio della Francia, cioè un paese rurale, fatto di piccoli comuni, quasi dell'infanzia, quasi degli anni 40, dei film di Tati, eccetera. Questo è quindi un manifesto che vede il presidente, quello che sarà il presidente, è di fronte a un villaggio, ma la raffinatezza sta nel fatto che quello che è sulla spalla sinistra di François Mitterrand è una chiesa. E durante la decisione di marketing di questa campagna elettorale, una terribile discussione con il Partito Comunista francese alla fine li spinse a cancellare la croce che evidentemente c'è sopra il campanile per non farla troppo cristiana. Cioè, in parole povere, vi ritrovate con un concetto di paesaggio, anche in questo caso, che è sempre rielaborato, che viene sempre ripreso per poter veicolare un certo tipo di messaggio. Quello che poi mi ha spinto ancora di più a osservare questo fenomeno è capire un po' qual è l'esposizione che noi abbiamo della nostra rappresentazione identitaria. Qui un altro esempio molto interessante, secondo me, è quello che è stato fatto nel 2014 su un cavalcavia dell'A24 rientrando a Roma, 250 metri prima del GRA praticamente. C'è un cavalcavia che vi farà vedere questo tipo di manifesto. Molti di voi l'avranno già visto sicuramente, ed è ok, eccolo qui, eccolo.
Questa rappresentazione è stata fatta da uno scultore abruzzese su un disegno di due giovanissime architette romane. Praticamente, pescaresi, chiedo scusa, praticamente è un profilo, uno skyline di Roma. Vi direte, è chiaro, sono stati presi i simboli della romanità come noi li immaginiamo, da quella più moderna che qui è rappresentata nell'altare della patria, passando per quella che potrebbe essere la fattispecie più antica, cioè o il Colosseo o il mausoleo di Adriano alla sinistra. Tutto questo rappresentare, come vedete, ha però epurato. Vedete che è completamente artificiale, voi sapete benissimo, questi monumenti sono tutti lontani l'uno dall'altro, nessuno è attaccato all'altro, quindi praticamente non potrebbero essere visti in questa maniera. È una costruzione sintetica di quello che noi identifichiamo. Voi penserete, il patrimonio, certo, sicuramente, però c'è anche la possibilità, se riesco, eccolo qua, è l'equivalente su un altro cavalcavia, dagli stessi, nello stesso concorso del 2014, di via Tor Cervara, dove vedrete il concetto di modernità praticamente di Roma. Vedrete dall'auditorium di Renzo Piano al Ponte della Musica, c'è anche un pezzo praticamente del Palazzo delle Civiltà all'Eur, che viene preso, nonostante abbia 70 anni, viene preso come esempio di modernità, viene messo quindi accanto alla contemporaneità. Tra questi chiaramente manca che cosa? La moschea di Portoghesi, per esempio. Come potremmo metterne anche altri? C'è una elaborazione della identità che fa sì che io faccio una selezione selettiva sia nel patrimonio, sia nella parte del patrimonio più moderno di quello che deve e di quello che non deve esserci. Vuol dire, alla moschea di Portoghesi non manca né la patente di un grande architetto né l'elemento di contemporaneità, eppure non la vedrete mai apparire nel paesaggio romano, così come vengono epurate certe isole più o meno belle. Quindi è una costruzione importante, assolutamente utilizzata con grande regolarità, ed è un fenomeno molto importante anche perché il paesaggio contribuisce alla costruzione anche a venire, è un qualcosa di non fermo nel tempo. C'è un lavoro molto interessante di Simon Schama che si chiama Landscape and Memories, è proprio legato a quanto quando viene dipinto, quando viene fotografato, noi lo blocchiamo, però de facto noi ce ne appropriamo, lo possiamo reinterpretare. Questo lo troviamo anche in alcuni elementi legati al fascismo. Io voglio fare un esempio molto recente, di pochi anni fa, 2 anni fa sono stati ripiantati tutti i pini del Montegiano. Sul Montegiano, vi faccio vedere, eccolo qui, la scritta Dux, fatta nel 1939, è dagli allievi della Guardia Forestale dell'area, praticamente piantano questi pini a forma di duce. Non c'era prima, tutta la parte sottostante boschiva non esisteva, quindi vi era unicamente la scritta Dux. È stata negoziata, qualcuno voleva eliminare la scritta Dux, al tempo stesso ci si è battuti contro, allora si è avuto un compromesso. Qual è stato? Facciamo un bel rettangolo degli stessi pini sotto, in maniera tale che si vada a stemperarne quello che è l'effetto flash di aver avuto solo la scritta Dux su tutta la parete. L'elemento, se volete, di un gesto compiuto nel 1939, quindi siamo nella parte più dura del fascismo oramai, quindi più che mai culto dalla personalità, sembrava quasi naturale riuscire a farlo in quel momento, ma ci ritroviamo con un'appropriazione di oggi. Quando è andata a fuoco parte della D, cancellando de facto la scritta Dux, Casa Pound si è precipitata coinvolgendo anche altre associazioni non di destra nella ricostruzione della scritta, creando un vero e proprio momento in cui c'era proprio il pellegrinaggio di tutte queste persone che andavano, che piantavano 2000 pini, che realizzavano, perché l'iscrizione ha perennità. Questo è un elemento fondamentale. Il paesaggio, anche se noi lo facciamo, lo trasformiamo, lo elaboriamo, nella percezione della memoria è sempre qualcosa di perenne, come la montagna sulla quale è scritto. E quindi ha un impatto emotivo molto forte e che ancora oggi è elemento di discussione. Persino in Somalia
a distanza c'è un famoso faro che è un fascio littorio de facto, mentre in Italia molti porti hanno il fascio littorio come porto, ma si tagliava sempre dopo la morte del fascismo, non il faro ma la lama del fascio, in maniera tale che rimanesse unicamente, tantissimi porti ne avrete visti, lì la lama è rimasta, quindi più che mai c'è riferimento in una terra conquistata, di conquista, quindi l'effetto è ancora oggi fotografie del paesaggio ad iscrizione permanente. Quindi più che mai questo discorso si allarga. Non dimentichiamo che ci sono appropriazioni di monumenti della Prima Guerra Mondiale, cioè quando il fascismo non c'era. Ricordate il sacrario di Re di Puglia. Il sacrario di Re di Puglia riguarda dei morti di una guerra che non ancora aveva il fascismo, però avete 8.000 volte scritto sulla scalinata presente. Presente è una parola tipicamente della liturgia fascista, c'è un'appropriazione dell'evento, come a dire la Prima Guerra Mondiale già preparava l'arrivo del fascismo e lo mettiamo su pietra. Ora, il sacrario di Re di Puglia, così come anche l'ossario di Oslavia, sono tutti monumenti, quindi potremmo parlarne in quanto a luoghi, ma che si iscrivono nel paesaggio e che hanno un dibattito, perché su una collina si iscrivono nel paesaggio, hanno un effetto che più che mai non ti permette di toccarlo, non ti permette di rinegoziarlo. Si rappresenta la riappropriazione di un evento, in questo caso era la Prima Guerra Mondiale, da parte di una fase culturale che è successiva. E come vedete quello che è accaduto a Montegiano, ma anche il faro di Villa Torlonia, della Villa delle Caminate, un faro che era acceso quando Mussolini era alla Villa delle Caminate e quindi doveva essere visto a oltre 60 chilometri di distanza e indicare il duce è lì. Oggi si rivaluta Villa delle Caminate e si chiede anche perché non riaccendiamo il faro di Villa delle Caminate, che ha un chiaro impatto culturale, politico, emotivo, di una rilettura in un'altra tipa, in un'altra chiave praticamente di quel periodo. Quindi ancora vi ritrovate con una volontà di non solamente reiscrivere, ma dove già ci sono tracce di quel paesaggio, di quelle connotazioni del paesaggio, di una loro sottolineatura, addirittura di una loro illuminazione, per riaffermare una sorta di perennità, come di un qualcosa che non abbiamo né potuto erodere come le montagne si abbassano, né abbiamo potuto cancellare, è una forma di perennizzazione. Come le montagne, quel tipo di messaggio fa parte della nostra identità e concludo ricordandovi che la parola identità ha un unico obiettivo, quello di escludere qualcun altro. Grazie. Grazie a Giuseppe Bettoni per questo intervento, anche questo molto interessante, ci dà molti stimoli, ci sollecita a avere maggiore sensibilità proprio sulla questione che lui ha posto della costruzione del messaggio politico attraverso il paesaggio. Devo dire, avevo sentito parlare della scritta Dux di Montegiano, non l'avevo ancora vista e ecco, lo ringrazio, mi fa una certa impressione questa memoria boschiva del duce e anche il patteggiamento che c'è dietro. Non conoscevo, no, fra i sostenitori della scritta sic et simpliciter tagliata sul monte e invece gli altri che hanno ottenuto diciamo creare un bosco ai piedi del duce. Non mi sembra che l'effetto sia stato di ridimensionare quella scritta Dux, devo dire, insomma un patteggiamento non so, ecco, non molto con esiti che mi lasciano perplesso. Ma ora lo ringrazio di nuovo Bettoni e proseguiamo con il terzo relatore di oggi, che è Andrea Di Michele. Andrea Di Michele ha studiato storia contemporanea all'Università di Bologna, Tübingen e Torino, dove ha conseguito il dottorato di ricerca, cosa che io posso confermare perché eravamo compagni di dottorato, ciao Andrea, e è ricercatore tipo B in storia contemporanea alla Libera Università di Bolzano. Si occupa di storia del Novecento, con un focus particolare sulle regioni di confine, sul fascismo italiano e sulla storia dell'Italia repubblicana.
ha fatto parte del gruppo di lavoro che ha realizzato l'intervento di storicizzazione del monumento alla vittoria di Bolzano, di cui ci parlerà stasera. Ricordo anche di Andrea Di Michele un volume importante, recente, è uscito nel 2018, Tra due divise, la grande guerra degli italiani d'Austria, tradotto, appena tradotto in tedesco e di prossima traduzione anche in russo. E stasera Andrea ci parla di Bolzano e le tracce architettoniche del fascismo. Prego Andrea. Grazie Filippo, grazie a tutti, grazie all'Istituto Parri per l'invito. Ecco, visto il tempo a disposizione molto, molto rapido, molto breve, l'obiettivo della mia comunicazione è quella di illustrare sostanzialmente due monumenti che esistono a Bolzano, realizzati durante il fascismo, su cui si è intervenuto e si è intervenuti nel corso degli ultimi anni con interventi appunto di storicizzazione, talvolta definiti di depotenziamento, di monumenti che appunto hanno contraddistinto non soltanto il periodo fascista, ma anche hanno avuto un'importanza particolare nel corso dell'Italia repubblicana come elementi di divisione, di tensione tra le diverse comunità linguistiche presenti a Bolzano. Ecco, cercherò di raccontarvi queste cose mostrandovi delle immagini che spero riusciate a vedere. Ecco, la prima è evidentemente il Monumento alla Vittoria, che poi campeggia tra il resto proprio nel manifesto dell'incontro di questa sera. Monumento alla Vittoria che viene costruito tra il 26 e il 28, e nel 28 viene inaugurato con un grosso battage, diciamo così, sulla stampa anche nazionale, un intervento che ha un significato simbolico molto forte, evidentemente, un significato che mira a cambiare il profilo architettonico e urbanistico della città di Bolzano, città dai tratti eminentemente, diciamo così, considerati tedeschi, asburgici. Ecco, a partire dalla costruzione del Monumento alla Vittoria si avrà successivamente la costruzione, possiamo dire, di una nuova città italiana che fronteggia sostanzialmente quella del centro storico di Bolzano, che è al di là del fiume. Qui vedete dall'alto il Monumento alla Vittoria, dietro il quale verrà costruita sostanzialmente la nuova città italiana. E, ricco di riferimenti alla romanità, ricco di riferimenti al ruolo, diciamo, di civilizzazione, come richiama questa scritta sul frontone, di civilizzazione avuto dall'antica Roma verso, nei confronti dei popoli germanici, e costruito su enormi fasci littori che campeggiano, che sostengono sostanzialmente il monumento, con un riferimento molto forte a che cosa? Sostanzialmente alla vittoria nella Prima Guerra Mondiale e alla memoria dei caduti di quella guerra, alla memoria dei cosiddetti martiri del irredentismo trentino. Qui vedete Filzi e Chiesa, ovviamente è ancora più centrale la figura di Cesare Battisti, al quale questo monumento inizialmente si doveva essere dedicato, con un profilo anche di tempio religioso, se vogliamo. All'interno del monumento vi è un vero e proprio altare sul quale si svolgeranno nel corso del ventennio delle vere e proprie manifestazioni religiose, tra cui quella dell'inaugurazione, tra cui quella anche di una nuova inaugurazione che avverrà negli anni 50, quando il monumento verrà restaurato. Ovviamente il monumento diventa molto presto centrale, non soltanto nello spazio pubblico e urbanistico, come abbiamo visto, ma anche centrale in tutti gli appuntamenti principali. È la scenografia sostanzialmente naturale dei grandi momenti propagandistici durante il fascismo. Diventa un elemento anche
molto forte, molto presente nella grafica, nella comunicazione, un simbolo della città di Bolzano, e continua a mantenere e manterrà molto forte anche nel dopoguerra questo suo riferimento molto forte alla Grande Guerra, alla vittoria nella Grande Guerra, e questo consentirà sostanzialmente, vivrà nel corso dell'Italia repubblicana quasi un processo di defascistizzazione in qualche modo, cioè il riferimento prevalente nel momento in cui si andrà al Monumento alla Vittoria, ovviamente il 4 novembre, appuntamento regolare, sarà la deposizione della corona presso il Monumento alla Vittoria, il riferimento prevalente sarà, è un monumento ai caduti. È un monumento che richiama il tema della vittoria e ciò senza fare quasi più riferimento al fatto che è sì un monumento ai caduti voluto dal fascismo con una simbologia molto precisa e che continuerà ovviamente ad essere retto da enormi fasci littori. E questa è un'immagine anche indicativa, no? Avete visto, vi facevo vedere prima l'altare. Ecco, qui siamo al 9 settembre del 1945, forze armate americane e italiane rendono onore ai caduti durante il fascismo. E dove rendono onore ai caduti? Beh, al Monumento alla Vittoria, che continuerà a partire da questo momento, quindi siamo alla fine, dopo la fine della guerra, continuerà a mantenere questo ruolo centrale come punto di riferimento del ricordo della guerra e anche come punto di riferimento ovviamente del passaggio, del cambio di sovranità avvenuto a seguito della guerra e quindi l'annessione di questo territorio all'Italia. Ecco, e cosa è stato fatto molto recentemente, e cioè tra il 2001 e il 2004? Ecco, di fronte alla persistenza, diciamo così, di momenti anche di tensione molto forti legati alla presenza di questa simbologia fascista in una città in cui vivono appunto due comunità linguistiche diverse, quella italiana e quella tedesca, e è nata l'esigenza di intervenire su questo monumento a seguito di un accordo tra lo Stato, che continua a mantenere e continua ad essere il proprietario di questo monumento e continua a svolgere opera di diciamo fa capo alla soprintendenza dei beni storico-architettonici dello Stato, e appunto un accordo tra lo Stato, la provincia di Bolzano e il comune di Bolzano, si è deciso di compiere un intervento che provasse, diciamo così, a trasformare questo monumento da un elemento di divisione, di discussioni, di tensioni, in un momento invece di approfondimento di quello che era stato la dittatura fascista e di quelli che sono stati gli anni appunto compresi tra le due guerre mondiali. Ecco, brevemente vi mostrerò qualche immagine e come si è intervenuto. E si è sfruttato uno spazio piuttosto ampio sottostante al monumento, dove vi è una cripta e anche degli spazi piuttosto ampi tutto intorno alla cripta, ecco come vedete questi spazi qui intorno, per fare che cosa? Sostanzialmente per fare un percorso di approfondimento storico nella parte appunto che corre intorno alla cripta, sulla storia del monumento da una parte, ma più in generale sulla storia del territorio dall'annessione fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. E questo ha condotto appunto a interventi come questo intervento che vedete qui, è fatto di ovviamente su un percorso espositivo sostanzialmente, che corre lungo le due pareti, questa diciamo più stretta racconta la storia del monumento, questa più larga con queste piccole sale racconta la storia più generale del territorio. Qui vi mostro molto rapidamente alcune immagini di questo intervento, mentre un secondo intervento è stato fatto all'interno della cripta che doveva essere l'unica parte visitabile sotterranea di questo monumento, e dove campeggiano delle scritte latine che richiamano l'importanza dell'ubbidienza, del pro patria mori e del sacrificio per la patria.
Ecco, all'interno di questo spazio, che ovviamente è stato debitamente restaurato, si è pensato a un intervento, diciamo, che toccasse il meno possibile questo spazio e che giocasse con la luce sostanzialmente, e cioè al di sopra di queste scritte che richiamano il tema dell'obbedienza, e in determinati momenti, dopo che il visitatore entra, si abbassano le luci e vengono proiettate delle controcitazioni, se vogliamo così, per un tempo limitato, che rimandano invece al tema non voglio dire della disobbedienza, ma diciamo che mettono in discussione il messaggio dell'obbedienza cieca. Ecco, e è stato fatto poi un intervento anche all'esterno, partendo dalla considerazione che ovviamente non tutti visitano questo percorso espositivo sotterraneo, ma che vi sarà qualcuno che semplicemente continuerà ovviamente a passare davanti, vicino a questo monumento, e che al quale però si è pensato di voler comunicare in maniera chiara che sul monumento, che questo monumento era stato trasformato, diciamo così, che vi era stato un intervento che aveva sostanzialmente cambiato il senso, il significato di questo monumento. Si è pensato a lungo come intervenire. La soluzione finale è stata quella di apporre questo anello luminoso, che è collocato proprio in corrispondenza del disegno anche orizzontale su questa colonna. Ovviamente non intacca minimamente la colonna, anche se a seguito di questo intervento vi è stato poi un esposto, una denuncia da parte di esponenti e di estrema destra contro appunto il gruppo di lavoro che ha deciso questo intervento per danneggiamento di opera d'arte. In realtà non vi è nessun danneggiamento, infatti questa denuncia poi non ha avuto nessun esito, e su questa scritta luminosa semplicemente viene riprodotto il titolo, la denominazione di questo intervento espositivo. Ecco, è stato un intervento che da una parte voleva desacralizzare anche un po' questo spazio e dall'altra voleva segnalare appunto che il monumento non era più rimasto uguale, identico a come era invece rimasto uguale, identico a partire dal 1928 in avanti. Ecco, un altro intervento molto importante è stato quello di aprire questo monumento, che negli ultimi decenni era perennemente chiuso da una cancellata, era inaccessibile. Io personalmente non ero mai entrato all'interno del monumento prima di lavorare a questo progetto, e perché vi erano stati degli attentati nel corso dei decenni precedenti, vi era stata anche dei danneggiamenti piuttosto pesanti su questo monumento. Ecco, il secondo intervento che vi volevo mostrare è quello invece su questo enorme bassorilievo che è presente sulla ex casa del fascio, sempre a Bolzano. Di fronte abbiamo il Tribunale di Bolzano. È un intervento, è un grossissimo bassorilievo lungo una trentina di metri, è veramente gigantesco. Al centro campeggia la figura di Mussolini a cavallo, con intorno le varie sigle delle organizzazioni del regime, la scritta "credere, obbedire, combattere", e tutto intorno sostanzialmente un lungo racconto sulla storia del fascismo. La fine della guerra, il biennio rosso, la marcia su Roma, e poi, qui non le vedete ma ci sono sul seguito del bassorilievo, e poi le guerre coloniali, la guerra di Spagna e finalmente l'Italia, diciamo così, prospera e pacificata grazie al fascismo. Ecco, come potete immaginare, anche questo era un elemento particolarmente, diciamo così, carico anche di tensioni all'interno della società e del mondo politico locale. Qui si è intervenuti anche, diciamo, con un intervento duplice: da una parte un approfondimento che si trova sulla piazza, con un'installazione che sostanzialmente
racconta e spiega anche il significato di queste immagini, che molto spesso non sono facili da immediatamente decifrabili, e dall'altra anche qui si è deciso di giocare e di intervenire con la luce, con la posizione al di sopra e al centro di questo bassorilievo di una citazione che riprende una frase di Hannah Arendt su nessuno ha il diritto di obbedire, riferimento a Eichmann, eccetera, sul fatto che la giustificazione sostanzialmente dei criminali nazisti, e non solo, di aver semplicemente obbedito nel commettere crimini contro l'umanità. Ecco, questa è un'idea che è frutto di un concorso che si rivolgeva a degli artisti ai quali si chiedeva un possibile intervento su questa opera d'arte, un'idea poi che è stata rielaborata, che è stata adattata, anche qui ovviamente questa scritta non poggia e non tocca e non danneggia il manufatto, e è una scritta visibile di giorno e visibile anche di notte, visto che è illuminata, è accompagnata, come vi dicevo, da un punto espositivo che racconta e spiega anche il significato di questa frase, l'origine e la persona che l'ha nominata, la storia del manufatto, eccetera. Ecco, concludo brevemente per sottolineare una cosa. Sono interventi su cui si può discutere, ben riusciti, mal riusciti, si poteva fare di meglio, si potevano non fare. Io vorrei sottolineare però questo, che qui vedete una manifestazione degli Schützen sudtirolesi contro i segni del fascismo a Bolzano, qui vedete una manifestazione di Casa Pound con circa 1000 persone che sono venute da tutta Italia per contrastare qualsiasi ipotesi di intervento su questi monumenti. Ecco, manifestazioni intorno ai simboli del fascismo a Bolzano ce ne sono state per molti anni, e sono state di diverso colore, diciamo così, di diversa ispirazione. Quello che si può e che è un dato di fatto, non è come dire un giudizio, non è un'opinione, è che dopo che sono stati fatti questi interventi sostanzialmente il problema di questi monumenti è apparentemente scomparso nel dibattito pubblico, sulla stampa locale, e non è più stato oggetto di manifestazioni di questo tipo. Quindi credo che questo sia un elemento importante su cui riflettere, e che ci dica che sostanzialmente gli interventi hanno avuto un effetto, a mio avviso, positivo. Vi ringrazio, forse ho parlato già troppo e magari ci sarà modo poi di rispondere a delle domande. Grazie. Grazie mille a te, Andrea, per questa bella relazione, molto efficace. Io credo che qui si ponga la questione del modello bolzano, no? Appunto, avete fatto un lavoro di grandissimo rilievo, anche efficace in quell'opera di depotenziamento di cui hai parlato all'inizio, delle tensioni locali, delle contrapposizioni fra le diverse comunità, appunto, cittadine. E da molti, appunto, il lavoro di Bolzano viene preso come un punto di riferimento, un possibile modello a cui ispirarsi. Credo proprio la questione sia riflettere se può essere davvero un modello, oppure se è stato realizzato con questo successo perché c'erano delle particolari condizioni, appunto, a Bolzano, un monumento che aveva, come dire, fomentato la polarizzazione all'interno della città, e quindi in qualche modo era necessario, oltre che auspicabile, fare un intervento che comunque è più che, voglio dire, è riuscito pienamente ed è stato veramente, veramente, veramente impressionante. Io devo dire che sono visitato il museo, ho visitato tutte le realizzazioni che abbiamo visto, abbiamo fatto anche un convegno insieme con Andrea Di Michele alcuni anni fa, con visita annessa, ed è veramente, veramente rimarchevole il lavoro che il gruppo insieme a Andrea avete fatto.
E scusatemi perché forse avete visto alle mie spalle, prima si è materializzata una guardia, che è la guardia che chiude i cancelli del dipartimento. Io quindi ho veramente 1 o 2 minuti, dopodiché dormo qua. Allora, adesso presenterò il quarto relatore, poi però non potrò diciamo, rimanere con voi per seguire la conclusione dei lavori, e il mio posto sarà preso sicuramente da altri colleghi, amici del Parri. E poi naturalmente però guarderò la registrazione con grande interesse, mi dispiace andarmene perché è particolarmente interessante il nostro incontro di stasera. Però adesso ecco, presento subito il nuovo relatore, il Giuseppe Ferraro, che è dottore di ricerca in storia contemporanea presso l'Università di San Marino. Fa parte del comitato scientifico del consiglio direttivo dell'Istituto Calabrese per la storia dell'antifascismo e dell'età contemporanea. È autore di molti lavori, in particolare ricordo il suo volume Il prefetto e i briganti, la Calabria e l'unificazione italiana, pubblicato nel 2016. Ricordo anche che Giuseppe Ferraro è vincitore di una numerosa gamma di premi, non solo storici. E stasera Giuseppe Ferraro appunto fa una relazione, mi dispiace molto perdere, mi interessava alquanto, sulla statua di Michele Bianchi a Belmonte Calabro. Prego. Buonasera, buonasera e grazie anche a nome dell'Istituto Calabrese per la storia dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea. E anche io sarò breve. Uno perché il nostro istituto, mentre si stava muovendo a perfezionare la ricerca, è subentrata la congiuntura pandemica e questo ha rallentato di molto quello che è lo scavo archivistico, lo spoglio di riviste, di cataloghi, di giornali dell'epoca sul mausoleo di Michele Bianchi. E due, per rimanere all'interno dei tempi che sono stati fissati dagli organizzatori. Per quanto riguarda i luoghi della memoria del fascismo in Calabria, due sono i riferimenti principali. Uno è appunto il mausoleo di Michele Bianchi a Belmonte Calabro e l'altro è il monumento a Luigi Razza. Tra questi due poli, in un certo senso, poi si muove tutta una memoria di pietra e di parole scritte nella pietra che sono più o meno presenti in vari centri della Calabria, più o meno volontariamente o involontariamente, negli ultimi tempi stanno anche uscendo, diciamo così, a gallo, quantomeno assumono un ruolo pubblico differente, perché si capisce da una parte spesso l'importanza che si può dare ad alcune tracce storiche sul territorio, dall'altra escono fuori da involontari interventi urbanistici e poi si lasciano lì alla visione di tutti. Sono due monumenti differenti, quello di Razza e quello il mausoleo di Michele Bianchi. Uno appunto è un mausoleo, l'altro è un monumento, ma hanno in comune alcuni aspetti. Il primo, entrambi sono ministro dei lavori pubblici. Il secondo, muoiono prima alcune tappe che il discorso pubblico ritiene nefaste per la storia del fascismo. La guerra d'Etiopia, le leggi razziali, la seconda guerra mondiale, tutto il portato di vittime, di lutti, di sofferenze che questi eventi hanno comportato nella memoria collettiva nazionale. E hanno in comune il fatto anche che questo non essere stati in vita durante alcune tappe tragiche del fascismo ha fatto sì che il discorso pubblico sia un po' più indulgente nei confronti di questi due personaggi e per riflesso sia anche stato indulgente nei confronti di queste due testimonianze, di queste due strutture che si trovano sul territorio calabrese. Il mausoleo di Michele Bianchi si articola e viene costruito in 2 anni, tra il 1930 e il 1932, e lo scultore, l'artista che lo pensa e lo realizza è Ercole Drei. La struttura è anticipata, spero che qualcuno possa vedere le immagini, la struttura è anticipata da una lunga scalinata e poi una volta arrivati vicino alla struttura si nota la tomba che è la base del mausoleo su cui si innesta una colonna di circa 35 metri. E poi ci sono ai lati di questa colonna quattro bassorilievi che un po' sintetizzano quello che è stato il profilo biografico di Michele Bianchi. La marcia su Roma, Michele Bianchi che fa scuola a contadini e operai e questo è un dato che sia in passato ma anche nel discorso pubblico attuale viene spesso
sottolineato, valorizzato, quest'anima socialista di Bianchi, quest'anima socialista di del gerarca fascista, ancora oggi viene spesso valorizzata per tracciare quello che può essere il profilo di un fascista un po' diverso rispetto agli altri, più attento alle dinamiche delle masse, alle esigenze delle masse, e quindi ha fatto sì che si sia rafforzato anche un discorso più indulgente nei confronti di Michele Bianchi. E poi l'ultima, e poi l'altro bassorilievo riguarda Bianchi, ministro dei lavori pubblici, e l'ultimo è il corteo funebre. Negli anni 30 il mausoleo è stato al centro di quella che è stata la celebrazione del fascismo in Calabria. Tutte le visite dei principali gerarchi del fascismo in Calabria negli anni 30, agli inizi dell'anno 40, passano tutte da Belmonte, ed è anche al centro, in un certo senso, delle celebrazioni per quanto riguarda il decennale della marcia su Roma. Infatti proprio nel 1932 non solo viene ultimata la struttura del mausoleo, ma viene traslata a Belmonte, alla presenza di vari gerarchi fascisti, la salma di Michele Bianchi. Quindi è un po' il centro di quella che è l'immagine di un fascismo calabrese che è legato al fascismo nazionale, di un fascismo che vuole essere vicino a quello che è il dialogo con le masse e con gli operai, quindi al centro di quella che è la propaganda fascista. E lo notiamo anche, basta andare un po' su YouTube e fare una ricerca, dall'attenzione che l'Istituto Luce presta a questo monumento. Ci sono almeno 4-5 filmati. Il primo riguarda il 12° anniversario della morte di Bianchi, il secondo la traslazione della salma del 1932, il terzo l'inaugurazione del monumento, il terzo anniversario della morte di Michele Bianchi. Un'altra tappa importante all'interno della storia di questo mausoleo è la visita poi nel 1939 di Benito Mussolini. Quindi il mausoleo ha rappresentato negli anni 30 e nei primi anni 40 del Novecento la tappa fondamentale di quella che doveva essere la propaganda fascista in Calabria, la valorizzazione di alcune figure legate al fascismo in Calabria, come dimostra sia le celebrazioni in relazione al decennale che hanno avuto come focus Belmonte e Calabro, e sia la visita dei gerarchi fascisti che hanno come prima tappa, o quantomeno una delle principali tappe, proprio in Belmonte e Calabro. Poi per quanto riguarda, vedete, mostro un attimo le immagini, non so, chiedo a Igor se si vedono, anche perché qui ho una linea molto debole perché c'è stato una sorta di temporale nei giorni passati e ha danneggiato alcune strutture elettriche. Queste sono un po' le immagini che rappresentano il mausoleo di Michele Bianchi. Queste due lapide si trovano all'interno. Questo è un po' il panorama perché è posto su un monticciolo, una collina, il mausoleo di Michele Bianchi. E come vedete anche da questa immagine, ci possiamo porre una domanda su questo mausoleo. Cosa dice all'Italia di oggi questo mausoleo? Prima di tutto dice che c'è su questo mausoleo una memoria, come ovvio per queste situazioni, abbastanza divisa. Oggi il mausoleo è il centro di una serie di rievocazioni per quanto riguarda alcuni movimenti, alcune associazioni filofasciste o neofasciste, soprattutto Forza Nuova sceglie in alcuni periodi dell'anno, ad esempio il 28 ottobre, o Vibo o Belmonte per una serie di rievocazioni del fascismo, e dove viene sottolineata sempre questa dimensione socialista di vicinanza di Michele Bianchi alle masse contadine e degli operai. E dall'altra c'è una memoria che invece si pone degli interrogativi su cosa fare di questo monumento, soprattutto a seguito di quello che è stato l'impatto sulle statue di Cristoforo Colombo, quantomeno su tutto il dibattito che a livello internazionale è sorto su queste questioni, e si parla di una possibile riconversione di questo monumento per custodire un po' quello che potrebbe essere un monumento del fascismo e dell'antifascismo anche ai fini didattici. Quindi questo mausoleo, come anche il monumento di Luigi Razza a Vibo Valentia, sicuramente ci parla di una pagina del fascismo degli anni 30 in Calabria, ma soprattutto ci interroga oggi su quello che è il discorso sul fascismo
in Calabria in relazione a queste tracce, a queste testimonianze che ogni tanto affiorano rispetto ad un mondo che sembra essere distratto e spesso non si ha la capacità di decodificare questi monumenti, contestualizzarli nel proprio contesto storico. Quindi parlarne sicuramente fa bene, soprattutto il nostro istituto penso che nei prossimi mesi amplierà e dettaglierà meglio la ricerca per creare anche una sorta di archivio dove le persone possono attingere e informarsi su cosa siano alcuni monumenti, chi sono rappresentati in questi monumenti e quindi far sì che all'interno del discorso pubblico si possa costruire su questi monumenti, sulla storia del fascismo e su cosa oggi il fascismo provoca nel discorso pubblico una serie di interrogative e speriamo anche una serie di risposte. Vi mostro altre immagini per quanto riguarda le rievocazioni che ogni anno si svolgono a Belmonte. Qui vedete ci sono degli esponenti di Forza Nuova. La cosa che mi ha stupito è che c'era anche un sacerdote vestito in talare, pianeta e manipolo al braccio, quindi un sacerdote credo molto conservatore, perché il manipolo è stato abolito, mi sembra, dalla riforma conciliare degli anni 60, quindi è il terreno di propaganda, quantomeno di rievocazione, di determinati settori politici, culturali e sociali, come vedete da queste immagini. I cerimoniali si aprono con una piccola biografia del gerarca e poi alla fine si chiudono con il famosissimo presente che già prima è stato citato da qualcuno. C'è stata quest'estate e anche nel 2019 una certa attenzione mediatica appunto su cosa fare di questo monumento e ora nel lungo periodo speriamo anche con la nostra ricerca di contribuire al dibattito e sicuramente di offrire un quadro storico, di ricondurre tutto all'interno delle ragioni della storia. Grazie e io ho finito. Grazie, subentro io a Filippo nella moderazione di quest'ultima parte dell'incontro, grazie a Giuseppe Ferraro. Mi sembra interessante questo fatto che molto spesso è il localismo che serve a veicolare la memoria del fascismo, cioè Michele Bianchi appunto viene ricordato in un monumento in Calabria. Pensiamo al caso di Staffile e al monumento, al mausoleo a Graziani. Cioè se ne fa un problema non tanto di rivendicazione ideologica quanto di rivendicazione locale di glorie del passato. Ovviamente glorie che prescindono totalmente dall'attività di queste persone, il solo fatto che siano persone notorie, nate in un piccolo posto, magari in un piccolo paese, abilita il paese a ricordarle anche con monumenti. Proseguiamo con il nostro programma. Ora abbiamo Antonio Spinelli che ci parlerà dell'odonomastica, il fascismo, il caso di Vicenza. Antonio Spinelli è un insegnante distaccato presso l'Istituto Storico della Resistenza di Vicenza ed è si è occupato in particolare di internamento, in particolare di internamento degli ebrei stranieri. Gli do la parola. Grazie, innanzitutto grazie all'Istituto Nazionale e agli altri relatori che hanno individuato già una serie di problematiche che vedremo poi in atto attraverso l'odonomastica. Grazie a Giulio Albanese perché appunto c'è questo progetto nazionale a cui hanno risposto moltissimi istituti storici e sono arrivate una serie di indicazioni molto interessanti. Ovviamente mi inserisco velocemente per dire che ci sono 33 comuni italiani che hanno una via dedicata a Bianchi. E questo è uno dei primi dati che possiamo ricavare. 34 a Italo Balbo, 96 a Giovanni Gentile, 40 a Giorgio Almirante, giù fino a Ettore Muti e così via. Molte di queste vie, io devo parlare di Vicenza, ma molte di queste vie sono a sud. C'è una forte concentrazione di queste vie, nel caso di Bianchi ovviamente in Calabria, ma non solo.
e molti altri hanno sì delle punte nel nord, in Lombardia, anche in Veneto, ma di solito sono nel centro, centro-sud, sud. Questo ci può già dare un primo spunto di riflessione su cosa è accaduto dopo la guerra nella rideterminazione della toponomastica delle città e nella rinominazione delle strade. Le strade sono qualcosa di più, le vie sono qualcosa di più forse flebile, no? di cui non ci accorgiamo, ma sono comunque il tentativo, c'è stato, insomma, è evidente da parte del fascismo di controllare il territorio, di controllare la memoria, di dare un senso ai fatti e agli eventi. E una cosa che è importante, che diceva Martini, è il nesso con la storia successiva e nello stesso tempo il nesso con la storia precedente. Cioè il fascismo, quando arriva, a cosa pensa? Pensa innanzitutto al collegamento con i fatti precedenti, prima guerra mondiale, e in alcuni casi al risorgimento, e ovviamente successivamente, questo lo vedremo adesso, successivamente cercheremo di capire anche come l'Italia repubblicana si è relazionata con questa situazione. Adesso ditemi se vedete qualcosa, spero di sì, fatemi dei cenni di qualsiasi natura. Perché Vicenza? Perché ovviamente, semplicemente perché lavorando all'Istrevo, insomma, è stato possibile fare un controllo molto approfondito. Gli archivi sono chiusi, però per fortuna ci sono alcune pubblicazioni. Non tutti i comuni pubblicano sui propri siti gli stradari, il che non vuol dire avere dei risultati particolarmente qualitativamente elevati, perché ovviamente uno stradario è una fotografia e non ci restituisce la storia di quelle vie. Però insomma, alla fine, attraverso una serie di pubblicazioni e controlli, è stato possibile mettere insieme dei dati. Un altro spunto, oltre a quello della continuità temporale con il prima e con il dopo, è quello della quantificazione a livello cittadino delle vie dedicate o legate in qualche modo al fascismo o intitolate durante il fascismo, e quelle dedicate ad esempio al risorgimento e alle resistenze. Questa è un'altra cosa su cui si potrebbe ragionare. Come una città vede se stessa, come pensa se stessa e come trasmette se stessa alle generazioni. E da questo punto di vista vedremo che insomma c'è uno squilibrio abbastanza evidente. Allora, oggi esistono ancora a Vicenza, visto che è il caso di cui parliamo in questo momento, 36 vie che hanno avuto delle delibere del periodo fascista, e due quartieri. La cosa interessante, in realtà ce ne sono, ci sono degli asterischi, non vi preoccupate, la cosa interessante è che, come vedete da velocissimo elenco qui sotto, una buona parte di queste sono vie legate alla Prima Guerra Mondiale, a luoghi della Prima Guerra Mondiale o a soldati, battaglioni, oppure c'è una via, medaglie d'oro, no? Quindi per comprendere in qualche modo tutti coloro che hanno avuto questo riconoscimento ai combattenti, soprattutto della Prima Guerra Mondiale, quella via delle medaglie d'oro nel 1936. E quindi anche questo è significativo. Poi c'è una piccola parte, relativa alla Seconda Guerra Mondiale, e altri riferimenti che in qualche modo... In realtà ci sono altre vie che durante il periodo fascista sono state intitolate a personaggi illustri vicentini dell'età moderna, che io non ho preso in considerazione qui perché non mi sembravano sensibili rispetto alle tematiche che ci interessano. I due quartieri, come vedete, quartiere Martiri della Patria, è conosciuto come quartiere dei ferrovieri, non penso che lo chiamino così, cioè è conosciuto così, dell'altro parleremo successivamente. Il primo luogo interessante
è il Piazzale della Vittoria. Allora, non so quanti di voi siano stati a Vicenza, ma c'è a Monteberico, su in alto, c'è questo, ovviamente il convento, la chiesa, così, eccetera, eccetera. C'erano due monumenti, ci sono ancora importanti, le relative al Risorgimento, uno ai caduti austriaci e uno ai caduti italiani delle guerre risorgimentali. Cosa succede? Finisce la Prima Guerra Mondiale e l'idea, che non parte dai fascisti ma parte dai vicentini, dai cittadini, è quella di dedicare un luogo ai caduti della Prima Guerra Mondiale. Cosa si decide di fare? Si decide di eliminare un dosso abbastanza grande, di spostare il monumento ai caduti risorgimentali e di aprire una piazza piuttosto grande che dà sulla città. Ovviamente, perché è interessante? Perché il Piazzale della Vittoria, che in realtà, se si va a guardare le delibere comunali, non è mai stato, non c'è un atto dell'epoca vero e proprio che lo chiama, che lo identifica come Piazzale della Vittoria, viene inaugurato da Mussolini. Quindi il fascismo subito mette un cappello su uno dei luoghi più importanti della città, ed è il luogo dove poi, durante il ventennio, ci furono una serie di manifestazioni. Una la vedete qui sotto, se volete la posso far diventare, forse adesso la vedete meglio. Ci sono una serie di adunate di fascisti durante questo periodo. Qual è la questione? La questione è che molte di queste vie, che siano di persone, soldati della Prima Guerra Mondiale o successive, vi dico subito che Vicenza non ha subito, ed è abbastanza comprensibile, l'impatto che si può immaginare in altre città, insomma, no? Stiamo già raccogliendo i dati, vedendo Padova, Genova, vedendo altri dati che stanno arrivando, e ovviamente non ci sono, ad esempio, vie dedicate a Podestà o altri personaggi politici di spicco. C'è però una insistenza sui caduti, sui martiri. Qual è la questione e qual è la continuità, di cui parlava anche Martini all'inizio, e che poi l'Italia repubblicana si trova subito a capire cosa bisogna cancellare, sin dalla prima giunta del CLN a fine 45, 19 dicembre 45, e cosa è difficile, su cosa è difficile mettere le mani, perché questi, appunto, molti di questi, come vedete qui, Giuseppe Fontana in questo caso non appartiene, è un caduto della Seconda Guerra Mondiale, ma anche gli altri sono soldati, spesso medagliati, e quindi qui nasce una difficile decisione, anzi una non decisione, nel senso che sono ancora là. Giuseppe Fontana non gli viene dedicata una piccola via, ma non una qualsiasi, perché è in pieno centro, vicino al Duomo di Vicenza, e se guardate la via è vicino a una delle poche costruzioni fasciste presenti dell'epoca. È stata costruita, se non sbaglio, inaugurata il 28 ottobre, non casualmente, del 32, e che esiste ancora oggi, non è più un ufficio postale, ma forse ci faranno degli appartamenti, c'è una lunga discussione anche su questo luogo. Ed è ancora lì, cioè uno legge Contra Fontana, dice vabbè, sarà tutt'altro. E questo per farvi capire anche la difficoltà. Ovviamente il centro storico, da un punto di vista architettonico, è stato ed è difficilmente toccabile per le sue caratteristiche, per la sua patrimonio UNESCO, quindi insomma non all'epoca, ma comunque è piuttosto difficile. Quindi si potevano toccare le vie. Un altro grande importante personaggio su cui è molto difficile che si crei una discussione, Giuseppe Vaccari, che in qualche modo è senatore fino alla morte, fino al 37, però un personaggio importantissimo, plurimedagliato, medaglia d'oro della Prima Guerra Mondiale, gli è stato dedicato cittadino onorario di Vicenza. Però qual è la caratteristica? Quindi io adesso non voglio discutere sui singoli personaggi, sennò diventa una cosa infinita. Una cosa interessante è che c'era una via Cesare Lombroso che viene spezzata in due
un primo tratto viene dedicato a Vaccari e il secondo tratto a D'Annunzio. Negli atti, nella delibera, si dice espressamente che ormai, viste le leggi razziali, era impensabile conservare una via dedicata a Cesare Lombroso. Quindi anche qui vediamo che c'è una riflessione, insomma, se così si può dire, un'imposizione da parte del fascismo. La continuità dov'è? Che se andiamo a vedere altre 195 vie vicentine, noi notiamo che negli anni 50, perché è soprattutto lì la questione, poi la cosa è continuata anche negli anni successivi, ma negli anni 50 in particolar modo al governo c'era Cittadino, c'era la DC, noi vediamo ancora 35 luoghi della Prima Guerra Mondiale, 15 soldati, 15 battaglioni della Prima Guerra Mondiale e altri elementi relativi, poi altri più avanti che potete immaginare, come quelli dedicati ai martiri delle foibe, mentre vedete in basso che solo 24 luoghi, almeno ci sono poi delle lapidi, delle targhe in giro per la città, hanno un'intitolazione ad antifascisti o a partigiani o eventi che si riferiscono alla resistenza. Questo potrebbe essere un elemento. La città di Vicenza non viene toccata per quanto riguarda l'aspetto coloniale, controllando altre città venete, invece questa cosa è molto presente. Ci sono alcuni elementi, per esempio riguardanti la ex Jugoslavia. Interessante, ancora una volta, guardate gli anni 54-64, che solo tre luoghi legati alla ex Jugoslavia nascono nel periodo fascista ed esistono ancora oggi, ben 14 nascono dopo la Seconda Guerra Mondiale. Dalmazia, per dire, il viale Dalmazia è il famoso viale che taglia in due Campo Marzo. Ci sono altri luoghi, uno è abbastanza ridicolo, no? Sapete che il fascismo cambiava i nomi dei nomi stranieri, no? Per cui cul-de-sac non si poteva tenere, lo cancellano nel 31, lo chiamano Vicolo Cieco, perché per carità. Di D'Annunzio vi ho detto, l'altra operazione relativa agli ebrei è, dopo la cancellazione di Lombroso, è la cancellazione della Stradella dei Giudei, e si dice espressamente che tale non è più consona con le attuali direttive politiche sulla razza. Quindi sparisce, non è più tornata quella stradella, che tra l'altro è piuttosto piccola. Un'altra cosa, andiamo verso la fine, interessante è l'anatema, chiamiamolo così, che il fascismo lancia sui Savoia già nel novembre del 43, e che prevedeva appunto la cancellazione di tutti i luoghi, di tutte le vie dedicate ai Savoia. E però succede una cosa particolare, che quella cancellazione diventa un elemento stabile dello stradario vicentino oggi, nel senso che quei cambiamenti del 44, poi sono del 15 marzo 44, sono diventati permanenti. Un intero quartiere di Vicenza si chiamava quartiere Savoia, viene cancellato, viene trasformato in quartiere Unità d'Italia, è così ancora conosciuto, si cancellano un paio di nomi, vedete, che in realtà erano precedenti al fascismo, ed altri che erano stati voluti durante il fascismo, nel 36. Nascono via Alfieri, via Parini, via Manzoni, via Foscolo, che vanno a sostituire i nomi dedicati ai Savoia. Altri tentativi, e questi proprio di imposizione del fascismo sulla città. Uno, Piazza Mussolini non riesce subito nel 24, non riesce perché Piazza Castello è conosciuta dai cittadini in questo modo e rimane Piazza Castello. Però si vanno a toccare altri luoghi fondamentali. Allora, Piazza Matteotti, che vedete nel cerchio, che oggi si chiama così, che era intitolata Vittorio Emanuele II, viene cancellato Vittorio Emanuele II, e con questa sostituzione che avviene con la Repubblica Sociale Italiana, quel luogo fondamentale, siamo davanti a Palazzo Chiericati, cioè siamo praticamente nel cuore della bellezza palladiana,
e siamo vicinissimi al Teatro Olimpico. Diventa piazza della rivoluzione fascista. Ovviamente oggi non lo è, per fortuna, viene cambiato subito nel 1945. L'altro è il famosissimo Corso Palladio, che è la via centrale della città, oggi, che tutti conoscono, e che venne trasformata in via in Corso Ettore Muti nel novembre del 1943. Ancora una via dedicata a Carlo Delcroix, molto interessante questo, perché Delcroix era vivente quando gli dedicano la via, quando i fascisti decidono, ma siccome Delcroix a un certo punto si smarca dal fascismo, gli cambiano nome e soltanto poi dopo la guerra diventerà Piazza del Mutilato. Un'altra via durante il fascismo fu quella dedicata a Giovanni Berta, ucciso dai comunisti fiorentini già nel 21. Berta penso che abbia avuto moltissime città in Italia, e non solo città, forse scusate vie, ma credo anche altri, non so, luoghi o comunque... E poi così via, insomma, potete immaginare il fascismo che a un certo punto, soprattutto vedete a partire dal 1936, prende il largo, quindi 9 maggio, contra 9 maggio, la proclamazione dell'impero, oggi non lo è più, via delle milizie, che per fortuna viene cancellata, e ancora nel 40 contra Italo Balbo, anche questa cancellata dal CLN. Quindi, come vedete, dopo la Seconda Guerra Mondiale, questa stratificazione ci dice che si interviene subito sull'evidenza, per esempio su Viale del Balilla. Fortunatamente oggi è un luogo dedicato ad Antonio Giuriolo, al partigiano Giuriolo, e così come viene cancellato il quartiere 28 ottobre. Però restano le tracce del fascismo in altri luoghi. Vorrei chiudere, non mi sono cronometrato, ma mi chiudo con due luoghi, uno a Vicenza, uno in provincia, che sono diventati dei non luoghi, nel senso che esistono ma non se ne ha memoria, se se ne ha memoria una memoria poco condivisa, poco pubblica. Una è quella colonia, ex colonia alpina Umberto I di Tonezza del Cimone, costruita agli inizi del Novecento, dove i Balilla, i bambini, andavano a passare l'estate, vabbè, eccetera, eccetera, che quando ho cominciato a occuparmi, insomma, dei campi di concentramento provinciale, era nelle condizioni che vedete sulla destra, era completamente distrutto e messa all'asta, e quindi parliamo di circa 15-20 anni fa, e che oggi è diventata, senza una targa, senza si sa che cosa è stato quel luogo. È stato un luogo aperto prima del Natale, pochi giorni prima del Natale del 43, come campo di concentramento provinciale per ebrei. Furono internati lì più di 40 ebrei stranieri, poi deportati con il treno del 30 gennaio 44 insieme a Liliana Segre, per intenderci, e morti ad Auschwitz. Nessuno tornò di quel gruppo. Oggi è da una parte qui una scuola di formazione professionale che può avere forse anche un senso di qualche tipo. Il resto, questa parte qui, come recita il cartello, sono degli appartamenti, un residence, a cui è stato dato, credo, il nome di Colle del Re, forse pensando a Umberto I. L'altro luogo che c'è e non c'è è il famoso Teatro Eretenio, un luogo dove furono tenuti altri ebrei stranieri prima della consegna ai tedeschi, quel 30 gennaio del 44, bombardato il 2 aprile del 44, non resta che un parcheggio. C'è una targa che ricorda quei fatti, ma per una serie di motivi anche di utilità, di opportunità, quella targa oggi è nel cortile del Teatro Olimpico a ricordare appunto quei fatti. Vabbè, mi fermo e grazie. Grazie Antonio. È arrivata Giulia Albanese, che invito a prendere le redini dell'incontro. Giulia, ci sei? Sì, mi scuso per l'avvicendamento e ringrazio Paolo e do la parola a Elisabetta Ruffini, direttrice dell'Istituto Storico della Resistenza di Bergamo, che ci farà una relazione intitolata 28 aprile 45 tra rivendicazione di memoria e silenzi. Grazie Elisabetta.
Grazie, grazie a te. E allora a questo punto direi che parto con tutti i ringraziamenti di quelli che sono venuti prima di me nei tuoi confronti, perché credo che abbiamo tutti voglia di esprimerti un grazie per questa idea e un grazie all'Istituto Parri naturalmente, ma insomma penso che come istituti siamo così orgogliosi, si può dire, di essere luogo in cui si elaborano questi progetti. Ti ringrazio, Giulia, di questa spinta a metterci al lavoro. Allora, visto che il tema di Rovetta è un tema della fucilazione di Rovetta, che si è avuta a Rovetta il 28 aprile 1945, di 43 minuti di attagliamento, è un tema complicato e dalle mille sfaccettature. Stasera ho deciso di partire con voi da un articolo che adesso condivido, da un necrologio, vediamo se ci riesco, da un necrologio che, voi state vedendo il mio schermo, vero? Sì, ok, sì, perfetto, non commentiamo il mio schermo, ma fa niente. Allora, avevo deciso di partire con voi da questo necrologio che è apparso il 28 aprile 2020 sull'Eco di Bergamo, il giornale della Curia e il più letto nella provincia di Bergamo. 1945-2020, risorgeranno, si apre il necrologio, nel 75esimo anniversario della strage di Rovetta si ricordano i militi della Legione d'Assalto M Tagliamento, e a seguire vedete i 43 nomi dei fucilati e sotto ognuno l'età al momento della loro fucilazione. Questa io credo che è l'ultima e la più riuscita provocazione della memoria fascista in bergamasca negli ultimi anni, e non a caso ha come oggetto Rovetta e la fucilazione appunto da parte di un gruppo di partigiani di 43 militi della legione Tagliamento sui due lati del cimitero di Rovetta il 28 aprile 1945. È una provocazione che oso definire geniale, diciamo pure a suo modo, ma resta geniale, perché svela la fragilità e l'ignoranza e forse la poca immaginazione con cui oggi conserviamo la memoria antifascista in un paese che continua a dirsi il 25 aprile nato dalla Resistenza, ma come sottolineava Martini in apertura, non ha forse mai messo molto la testa per pensare come costruire consapevolmente, di fronte alle nuove generazioni, di fronte ai suoi cittadini e alle sue cittadine, un immaginario consapevole della Resistenza. Ritorniamo però al nostro necrologio, perché vorrei cercare con voi di capire perché mi viene da definire geniale questa mossa che sostanzialmente nella nostra provincia ha segnato un 1-0 per la memoria fascista, di fronte al quale come memoria antifascista riusciamo poco a riprenderci, perché abbiamo finora espresso lo sdegno, ma certo non espresso un gesto tanto eclatante e polisemico. Guardiamo meglio il necrologio e ci rendiamo subito conto che oggi in bergamasca la memoria antifascista ha una piena consapevolezza del tempo presente dentro il quale intende suscitare il ricordo del passato. Siamo al 28 aprile 2020, in piena pandemia Covid, che si è abbattuta con violenza sulla bergamasca, in particolare su quella valle seriana dove si trova Rovetta. Tutti abbiamo cantato con soddisfazione Bella Ciao da salotti e terrazzi da qualche giorno, e tra le pagine più guardate in quei giorni, sul giornale più letto della provincia, tra i morti che piangiamo, su cui piangiamo per non averli potuti salutare al momento dell'addio da questa terra, appare, aperto da un risorgeranno, un ricordo della Legione d'Assalto M. Tale gesto provocatorio c'entra il cuore del nodo storico di Rovetta, mette a nudo un'ignoranza generalizzata sui 20 mesi che permette quell'innesto del passato fascista nella storia repubblicana di cui tanto si è parlato oggi, e dimostra quanto dietro ai buoni sentimenti c'è forse troppo spesso una perdita di lucidità permette di dare spazio a una memoria violenta e antistorica del fascismo. Mandiamo per gradi e proviamo a metterlo per punti. Il cuore del nodo storico di Rovetta, dicevamo.
A Rovetta sono stati fucilati 43 minuti del dattagliamento che si erano arresi al CLN di Rovetta mentre stavano scendendo dalla Pesolana. Rovetta entra, cioè, qui lo vedete, Bergamo, queste Rovette e questo è il passo della Pesolana. Vi passo adesso delle carte molto artigianali che ho estratto da un filmato che, se volete, più complesso è apparso sul nostro Facebook in quel, come tentativo di risposta a quel necrologio. Rovetta, dicevo, entra a pieno titolo nella storia della fine del dattagliamento, che si compie in un territorio relativamente circoscritto, Valtellina, Val di Scalda e Val Camonica, e in un periodo di tempo altrettanto circoscritto, dalla fine di aprile a inizio maggio. Vi lascio solo alcune, tre appunto di queste carte, che mostrano bene come quel mito dell'epurazione selvaggia di cui parlava Martini è un mito di fronte al quale Rovetta è una piccola eccezione. L'avete visto dal Mortirolo e poi attraverso il passo del Tonale si salva il grosso del dattagliamento con la 64esima con il gruppo di Zuccari e che arriva a Revò di Trento e dove il CLN gli intima la consegna delle armi ma lo lascia andare libero e tutti gli altri, la parte dell'attagliamento composta dai gruppi del sesto battaglione di Camilluccia così, che si erano stanziati in altri piccoli paesi lì nella valle sostanzialmente si salvano tutti quanti. Quelli che arrivano a Rovetta sono due gruppi del sesto battaglione Camilluccia. Una parte di questi parte dal passo della Presolana, lo vedete lì, e probabilmente parte con l'idea di arrendersi. Quelli che arrivano da Dezzo di Scalve sono invece un gruppo di irreducibili, come ci testimonia l'unico sopravvissuto alla strage, che intende in realtà proseguire la via verso Bergamo per continuare la lotta contro partigiani alleati. Ora, Rovetta è un episodio che ci obbliga a fare i conti con la violenza della guerra e con la Seconda Guerra Mondiale come guerra totale e violenta e ci rimanda inevitabilmente a considerare la storia della resistenza locale. Dall'arrivo in Bergamasca della missione inglese guidata dal maggiore della RAF Ternis Manfred e in particolare in Val Seriana, in questa valle, nella zona di Lovere con l'arrivo di Paolo Poduie, la guerra vissuta fino a quel momento diventa qualcosa d'altro e costringe noi che la guardiamo dopo a vederne la voragine di violenza, non so come chiamarla in altro modo. Non più una guerra per bande che cerca di controllare il territorio e di proteggere la popolazione, una guerra che arriva a dei compromessi anche molto importanti con il nemico, ma una guerra civile, che è una guerra totale, e per cui o stai con quegli uomini o stai con quegli altri, una guerra che non ammette prigionieri perché è opposizione netta fra due significati della parola patria. Rovetta è chiamata strage nel necrologio e sarà chiamata come un lavoro da farsi da Paolo Poduie Moicano, il capitano della missione inglese di cui parlavamo prima, in un'intervista rilasciata a Bendotti negli anni 90, quando si assume la responsabilità di avere dato l'ordine della fucilazione. E io direi che nello scarto tra la parola strage e la parola lavoro da farsi sta la scelta della prospettiva con cui affrontare quella fucilazione, decidendo se guardare fino in fondo o meno la violenza di una guerra totale a cui in primis l'attagliamento era stata addestrata dal settembre del 1943. E che aveva poi portato sui nostri territori. E qui vengo alla seconda osservazione, il necrologio ci rimanda immediatamente all'ignoranza generalizzata degli ultimi mesi, perché io credo che sia soltanto un'ignoranza nel senso proprio di non conoscenza della storia dell'attagliamento che può consentire al direttore dell'Eco di Bergamo di evocare la pietas per i morti rispondendo a Pietro Baillo che cittadino bergamasco che per primo indignato di quel necrologio gli scrive per chiederne conto.
In fondo proviamo a chiederci cosa ne sa un cittadino della storia dell'attagliamento in Italia, un cittadino medio, non uno storico come noi, un cittadino medio. Certo, ci sono dei lavori importanti, in primis i lavori di Sonia Residori, ma io tutte le volte che vado nelle scuole mi accorgo della difficoltà, cioè della non conoscenza della storia dell'attagliamento. E in fondo anche qui... devo cambiare PowerPoint in due secondi. Anche qui credo che sia solo una questione che credo che, credo che sia ignoranza, solo l'ignoranza, la non conoscenza di che cosa è stata l'attagliamento possa permettere ai vari. Scusatemi? No, vado, continuo? Sì, credo che stavo dicendo che solo. Un po' l'ignoranza, la non conoscenza della storia dell'attagliamento penso che abbia potuto consentire ai prefetti che si sono succeduti negli anni a Bergamo di non vietare il ritrovo che dalla fine della guerra si svolge al cimitero di Rovetta in forme che sono sempre meno ricordo dei morti e sempre più la rivendicazione del mondo, dell'idea di comunità che la loro militanza, che la militanza dei fucilati nella Legione Tagliamento ha significato. E ringrazio l'amico fotografo che mi ha concesso di utilizzare queste fotografie che risalgono all'edizione della commemorazione del 2012 e passandomi queste fotografie mi ha sottolineato alcune cose che vorrei sottolineare con voi. La cerimonia che si svolge tutti gli anni a Rovetta per ricordare i fucilati dell'attagliamento si svolge al cimitero, si svolge in tre tempi. L'avete visto, l'affissione delle bandiere, la vendita dei gadget fuori dal cimitero, la commemorazione vera e propria sotto le lapidi, in cui fino a qualche tempo fa padre Tam, poi adesso finché è stato in vita, appunto un sacerdote, ricorda i nomi dei fucilati a cui rispondono i presenti rispondono presente. E poi dentro il cimitero dove viene celebrata una messa secondo il rito appunto medievale e dove si conclude la cerimonia. La cosa interessante è pensare che durante questa cerimonia il cimitero di Rovetta diventa uno spazio di memoria fascista protetto dallo Stato italiano, dalla polizia, dentro il quale però la polizia non c'è, non sorveglia, quindi per qualcuno che vuole assistere dal non fascista è molto pericoloso, come appunto è successo a questo fotografo che ci ha dato le fotografie che stiamo vedendo adesso. Ma chiudo su questo, la cosa che più mi preoccupa sono i buoni sentimenti, quell'idea, quella memoria indulgente di cui qui abbiamo parlato, perché credo che la pietà verso i giovani morti a Rovetta finisce per alimentare un non detto che non ci aiuta a cogliere tutta la tragicità vissuta dagli uomini e dalle donne della Resistenza che si sono presi il diritto di usare violenza, ne hanno portato la responsabilità contro un'Italia e un'Europa razzista, violenta e usurpatrice. I buoni sentimenti portano in fretta alla superficialità di fronte alla quale si finisce per rifugiarsi nel silenzio, quel silenzio dell'incomprensione. Sarebbero tante le storie singolari, i pesanti percorsi vissuti dagli uomini presenti a Rovetta, molti emigrati, molti rinchiusi appunto nel silenzio. Non li possiamo ricordare uno a uno, ma ricordiamo il silenzio generale del mondo partigiano in qualche modo solo la cocciutaggine di Bendotti ha rotto, rintracciando per primo Codulie, che era letteralmente nascosto dai suoi compagni, sul quale era caduto un silenzio totale, intervistando e rintervistando, anche a rischio di spezzare un'amicizia, il capo partigiano Lanfranchi, spingendomi a mettermi sulle tracce del processo di Rovetta, che non a caso abbiamo finito per rintracciare tra le cimici in soffitta al Tribunale di Brescia, pronto per il macero. E ricordiamolo, non possiamo dirlo, sarò sintetica, c'è stato un processo su Rovetta, 15 partigiani
ha coinvolto una quindicina di partigiani, si è aperto nel 45, è finito nel 52, dopo una lunga istruttoria che ha stabilito un non doversi procedere perché Rovente è stato considerato dalla giustizia italiana un atto di guerra, dato che in Bergamasca l'amministrazione alleata si instaura il 2 maggio del 1945 e quindi il 28 aprile era ancora guerra. Sulla soluzione possiamo fare tante, so come dire, tante considerazioni, ma chiudo. Certo è che la scelta partigiana del silenzio, che addirittura in alcuni casi è arrivato fino alla falsificazione, lasciatemi passare così, un partigiano importante per la memoria della resistenza bergamasca invertiva sempre la strage di Rovetta con la strage dei fondi di Stilpario, cambiando gli orari, ma era un modo probabilmente di rielaborare un'incomprensione che sapeva di trovare di fronte al pubblico. Certo è che quel silenzio partigiano mi ha sempre sorpreso e vi dico la verità, da ricercatrice cittadina spesso ho fatto rabbia perché mi pare abbia fatto perdere anni preziosi, possibilità di ricerca che adesso forse non ci sono più. Pensate soltanto tutto il periodo processuale, non c'è testimoniato che dal processo. I partigiani di quel processo non hanno mai parlato, non hanno mai rilasciato nessuna intervista, né esiste alcuno scritto, ma chiudo. Oggi però quel silenzio mi interroga in modo diverso, come quasi una sfida lasciata dai partigiani alle nostre generazioni, quelle che sarebbero venute dopo di loro, per fare sì che continuassimo ad essere persone inquiete, che pongono e si pongono domande e forse si impegnano a costruire una memoria consapevole, piena di scatti di immaginazione come quelli che ogni volta mi colpiscono quando sento parlare Andrea Di Michele di Bolzano. Io vi ringrazio. Grazie mille Elisabetta anche per essere riuscita in così poco tempo e con così tanta intensità a raccontarci una storia importante del nostro paese. Io direi che non possiamo a questo punto alle 8 passate di sera avviare purtroppo un dibattito su queste relazioni. Sapete che io non ci sono state, i colleghi mi hanno fatto diciamo anche un onore in qualche modo a dirmi intervieni alla fine malgrado non ci fossi e non potessi esserci. So che le vostre relazioni sono state molto belle, andrò ad ascoltarmele visto che è tutto registrato e sono particolarmente spiacente perché oggi era la giornata a cui tenevo di più dei nostri lavori, cioè quella in cui emergevano le storie e il lavoro degli istituti e dei ricercatori che sono coinvolti in questo progetto. Ma in qualche modo questa giornata è anche la chiusura di una prima fase di questo progetto. Sapete che abbiamo fatto 4 conferenze online che sono andate tutte molto bene, lo testimonia il fatto che alle 8:10 quasi di sera siamo ancora quasi 100 e che sono andate molto bene e che ci hanno dimostrato quanto importante sia per l'Istituto Nazionale Ferruccio Parri e per il gruppo di lavoro che ha lavorato a questo progetto e che sta lavorando a questo progetto, di cui ricordo per il comitato scientifico, sperando di non dimenticarne nessuna, Lucia Ceci, Filippo Focardi, Carlo Greppi, Costantino Di Sante, Nicola Labanca e Metella Montanari, quanto importante sia questo progetto che stiamo svolgendo, che è un progetto che si pone l'obiettivo di ragionare su come la memoria pubblica ha metabolizzato e riflettuto sul fascismo attraverso i luoghi e quindi cerca di congiungere diversi aspetti della nostra riflessione, no? La riflessione storica, la riflessione civile e l'attenzione ai temi che sono fondamentali del rapporto tra storia e cittadinanza. Quindi questo non è un addio, è un arrivederci, nel senso che il progetto continua attraverso la costruzione di un sito su cui stiamo ancora lavorando, sui luoghi della memoria fascista. Penso che continuerà anche attraverso una pubblicazione che siamo intenzionati a fare a partire da queste giornate di riflessione che abbiamo svolto qui online e immagino che continuerà anche attraverso altri eventi pubblici che continueremo a realizzare attorno a questi temi che sono temi
temi per noi fondamentali. Visto che non c'è spazio per il dibattito, però online è appena comparso un messaggio in chat, se qualcuno volesse rivolgere domande comunque ai nostri relatori, che ringrazio ancora una volta per il loro lavoro, potete mandare una mail a redazione insmli @insmli.it. Nei prossimi giorni sarà disponibile la registrazione, per fortuna sarà disponibile la registrazione di questi interventi online su YouTube, e ci arriverete dal sito dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri. Ringrazio ancora il Presidente di averci voluto onorare con la sua presenza oggi e vi saluto tutti. Arrivederci. Ciao!